Brink è uno dei videogiochi di cui più spesso si è occupata EveryEye. A cadenza quasi regolare, vi abbiamo proposto anteprime e dance-on di uno dei titoli della più lunga gestazione per quanto riguarda Bethesda. Nel corso di un evento tenutosi in quel di Londra, abbiamo avuto l'ennesima occasione per provarlo con mano in una versione che possiamo definire pressoché definitiva, vista anche l'ormai prossima pubblicazione prevista per il 20 di maggio. Il gameplay di Brink riproduce l'eterno conflitto tra le due fazioni in gioco, ma lo fa in una maniera piuttosto originale ed innovativa. Dove infatti decine di titoli simili avrebbero proposto una modalità campagna divisa da quella dedicata al multiplayer, Brink fonde i due aspetti, creando un legame permanente che avrà ripercussioni dirette sia quando giocherete da soli che quando deciderete di farlo in compagnia. L'avventura principale è infatti divisa in diversi capitoli, come se si trattasse di livelli a sé stanti. Selezionandone uno, avrete tanto la possibilità di invitare altri giocatori a partecipare alla vostra partita, quanto di cercarne altre già avviate nelle quali farvi ospitare. Così facendo, avrete a che fare con tutta una serie di scenari, che se da una parte si interessano di sviluppare il plot utilizzando gli avatar dei vari giocatori nelle cutscene, dall'altra offrono una serie di mappe e missioni molto simili a quelle già apprezzate in tanti FPS online. Di volta in volta, infatti, sarete chiamati a difendere zone o mezzi, raccogliere e portare in un determinato luogo alcuni oggetti, far saltare target, fuggire da una determinata zona e così via. Non solo, ma allontanandosi dalle meccaniche solite della campagna in single player, Brink vi offrirà sempre respawn infiniti a fronte di un tempo limite entro il quale portare a termine la missione. Inoltre, avendo la possibilità di vestire i panni di un appartenente all'una o all'altra fazione, potrete godervi due storie diverse sia nel caso che a prevalere sia la filosofia autodistruttiva degli insorti, quanto nell'eventualità che siano le forze dell'ordine ad avere la meglio. In definitiva, insomma, l'avventura principale si comporrà come una sorta di multiplayer online contestualizzato e sotteso da una trama che vi seguirà livello dopo livello. Altra caratteristica estremamente intrigante di Brink è legata alla creazione degli avatar. Il plurale è d'obbligo, visto che potrete dare vita fino a 16 personaggi. L'editor tornerà utile per modificare armi e abilità sulle quali potrà contare il vostro personaggio, ed è qui che torna utile il discorso di poterne creare 16 diversi. Missione dopo missione, infatti, guadagnerete esperienza da spendere tanto in nuovi gadget da applicare ai fucili, quanto in nuovi poteri di cui poter usufruire nel corso delle partite. Coloro che seguono questo titolo da diverso tempo hanno però necessità di conoscere l'entità delle acrobazie alla Mirror's Edge, promesse fin dal principio. Se le prime informazioni ci avevano fatto sperare in un first person shooter dove sarebbe stato possibile scalare diversi edifici, la demo testata alle 3 ci aveva ricondotto a una triste realtà. Era sì possibile effettuare qualche salto e scivolata coreografica, ma si trattava per lo più di elementi assolutamente di contorno. Da questo punto di vista, dobbiamo confermarvi i brutti presentimenti avuti alla manifestazione Los Angelina, per quanto la situazione non sia così disastrosa. La demo ci ha dato insomma la sensazione di trovarci di fronte ad un gioco con immense potenzialità, seppur con qualche piccola perplessità. Su tutte, il design delle mappe non ci è sembrato così riuscito, tanto che le mosse acrobatiche diventano per lo più inutili o inutilizzabili. Inoltre, c'è ancora qualche piccolo problema con il motore fisico. Non di rado ci è capitato di non sortire particolari effetti pur sparando alla testa piuttosto che mirando al torace. Dal punto di vista tecnico, Brink ci ha sicuramente colpiti grazie al suo stile. Tanto gli ambienti quanto i personaggi strizzano l'occhio ai fumetti occidentali, con colori sgargianti e proporzioni solo vagamente deformate. I modelli poligonali, inoltre, sono apparsi dettagliati e dotati di un buon numero di poligoni. Anche le mappe ci hanno sorpreso per quantità di particolari presenti, e il frame rate è stato quasi sempre fluido, salvo qualche rara situazione più concitata. Brink ha sicuramente grosse potenzialità. Dopo la paura dello scorso E3, dove il titolo ci aveva deluso, grazie a questo evento londinese le speranze sono risorte. Certo, le meccaniche legate alle mosse acrobatiche non si avvicinano neanche lontanamente ai proclami che avevano seguito la presentazione, così come non mancano dubbi intorno alla qualità del level design, ma la demo ci ha indubbiamente impressionato. Lo stretto legame tra l'avventura principale e il multiplayer ed il sistema legato alle missioni personali di ogni combattente sono feature estremamente interessanti. Fortunatamente, non manca molto la release di Brink. Solo allora torneremo nuovamente sul prodotto Bethesda per dare finalmente un parere definitivo.